Ancora una volta una donna nel mirino. Poco dopo la mezzanotte, nella zona orientale della città, una 32enne è stata minacciosamente avvicinata nell'androne del palazzo dove abita. Le intenzioni dell'uomo sono subito apparse chiare: ha bloccato la donna, molestandola e palpeggiandola. La pronta reazione della 32enne si è rivelata determinante, si è divincolata e si è velocemente allontanata, allertando le forze dell'ordine. L'intervento degli agenti della sezione volanti della questura di Salerno, diretti dal vicequestore aggiunto Rosanna Trimarco, è stato immediato. L'aggressore, che nel frattempo si era precipitosamente allontanato dall'edificio, grazie alla precisa descrizione fornita dalla donna, è stato riconosciuto e bloccato dall'equipaggio di una volante. Dopo le formalità di rito, il 39enne salernitano è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.